E completiamo le nostre meravigliose interviste andando ad analizzare le qualità di questo prodotto, perché ora abbiamo raccontato un po' il territorio e la storia. Invece vogliamo sapere da lei, visto che si tratta di un prodotto tipicamente gustoso, le caratteristiche di questa polpa, di questo nettare. La pesca di Leonforte è un frutto appunto che matura nel periodo che va dall'1 settembre al 10 di novembre, quindi noi riusciamo ad immettere sul mercato un prodotto in un periodo in cui le altre pesche vengono conservate nelle celle frigorifere e quindi commercializzate passando prima appunto da questa temperatura controllata, mentre noi arriviamo con un frutto che è stato appena colto, appena raccolto dall'albero e appunto servito ai nostri clienti. Le caratteristiche particolari vengono determinate da condizioni pedoclimatiche uniche ed irripetibili. La pesca di Leonforte si produce appunto a Leonforte e nei territori limitrofi, dove abbiamo dei dislivelli sul livello del mare che vanno dai 200 metri ai 600 metri sul livello del mare, quindi tante differenze e i terreni particolarmente ricchi di potassio e di altre sostanze conferiscono a questo frutto una dolcezza unica. E un colore speciale di cui adesso lei ci andrà a parlare. Il colore è giallo pallido, soprattutto nelle varietà più tardive, si caratterizza la pesca di Leonforte per questo colore giallo determinato dal sacchetto. Il sacchetto di carta che protegge il frutto dagli attacchi degli insetti, quindi degli infestanti e anche dal sole, dalle intemperie, e fa sì appunto che la pigmentazione resti abbastanza pallida, non diventa una pesca rossa ma resta appunto con questo colore un po' sbiadito. La pesca quindi come la si vede all'esterno la troviamo all'interno, è tutta gialla, non c'è assolutamente il colore rosso al suo interno e la polpa è attaccata al nocciolo. È una pesca molto callosa perché è una percoca, tant'è vero che si presta benissimo al trasformato, quindi è per farci delle confetture o delle sciroppate. Ecco, il mercato del trasformato, però lei diceva bene in conferenza, è ancora un mercato che deve completare la sua fase di espansione, anche se è già stato esplorato, perché ci sono dei pasticceri ormai di fama internazionale, anche se sono partiti da Castelbuono di Sicilia, che utilizzano proprio questo tipo di confettura. Però le chiedevo una cosa invece nel merito, questo tipo di prodotto non è legato alla raccolta stagionale delle manovalanze non autoctone, perché lei spiegava in conferenza che chi lavora in questo segmento è tutta manodopera autoctona. Sì, vabbè, la nostra zona non è una zona particolarmente sviluppata, quindi non sviluppata da un punto di vista lavorativo, di conseguenza non c'è tutta questa necessità di manovalanza che venga dall'estero o comunque che arrivi da altre zone del territorio. Quindi sono molto spesso dei lavori che facciamo in famiglia, con l'aiuto dei familiari, appunto con il supporto dei ragazzi del territorio. E questo ci dà assolutamente un motivo di vanto per noi, perché riusciamo a trasmettere ai nostri amici e parenti quelli che sono appunto i nostri principi. La pesca di Leonforte oggi un po' di meno, ma qualche anno fa era molto più viva questa tradizione. La raccolta significava una festa, una giornata in famiglia tutti assieme. E questo è davvero bellissimo e lo confermo anch'io. Un prodotto altamente appetibile, sentiamo un profumo, tutti ci consigliano di assaggiarla e degustarla, ma dove la reperiamo? Oggi la pesca è venuta a Roma. Allora, se noi dovessimo cercarla da oggi sino a Natale, perché io ricordo che lei ha accennato al fatto che la possiamo anche trovare sulle tavole natalizie, dove andiamo a reperirla, dove la troviamo e quanto la paghiamo? Allora, il modo più semplice è chiedere a Coppitalia, perché è uno dei nostri maggior clienti, cioè chi consuma più pesca ovviamente, quindi basta chiedere, se non c'è sul banco, al responsabile ortofrutta del negozio e chiedere che la pesca di Leonforte hanno modo loro di acquistarla, proprio perché le cooperative comprano da noi, quindi Coppitalia è un modo. Poi è presente anche in tanti mercati rionali che ci sono qui a Roma, questo è probabile, cioè andrebbe approfondito con i nostri intermediari,
qualcosa che si può assolutamente fare. Un altro modo, magari un po' meno comodo, è quello di ordinarlo direttamente su internet all'indirizzo www.naturalmenteleonforte.it, che è un'azienda del territorio che si occupa appunto della commercializzazione del prodotto anche verso il consumatore finale, utilizzando le nuove forme di commercio, l'e-commerce. Pagandola da un minimo a un massimo di, così diamo i due parametri. Allora, la pesca di Leonforte sul mercato arriva dai 4 euro fino ad arrivare a 6 euro in base alla pezzatura, cioè i calibri più grossi, pesche da 300 grammi, hanno un prezzo più elevato, le pesche più piccole, che assolutamente consiglio, sono semplicemente più piccole, ma le piante e la varietà, il colore e il sapore è identico, le si pagano ovviamente meno. Quindi in conclusione, veramente non possiamo che dire e invogliare, oltre che andare fino a Leonforte per degustarla, di cercarla, perché merita davvero, un prodotto che possiamo portare sulle nostre tavole in modo facile e apprezzarlo veramente in modo universale. Grandi e piccini? Assolutamente sì, io ho 3 figli piccoli, quindi che stanno crescendo a pesca di Leonforte GP.